A grandissima richiesta, il super riassuntone epico de I Cavalieri dello Zodiaco, saga di Hades. Seconda parte. Nella prima parte del riassunto avevamo lasciato il povero Canon in balia del potente Minosse, in grado di trasformarlo in una marionetta esattamente come l'Europa ha fatto con Conte e Conte con l'Italia. Canon è quindi nella cacchetta, ma colpo di scena arriva Phoenix, latitante ormai da circa 14 episodi, che riesce a sconfiggere almeno Eaco. Subito dopo però Pandora lo teletrasporta al cospetto di Hades, così può spiegargli e spiegarci che quello di suo fratello Andromeda è il corpo mortale in cui il dio ha scelto di reincarnare. E il tutto era stato deciso fin da quando lui era ancora in fasce. E con tutti i bambini disponibili che c'erano, proprio Andromeda. Vabbè, contento lui. Però nonostante questo, c'è gente che va in giro a scrivere su internet che Andromeda è Ade. Perciò deve essere più forte dei bronzini. Certo, certo. Poi, come ogni super cattivo dei cartoni animati che si rispetti, il dio ci rivela i suoi piani, ovvero espandere il regno dei morti anche sulla Terra, attraverso un'eclissi totale che oscurerà il sole per sempre. Phoenix lo colpisce ma è inutile, però il corpo di Andromeda si ribella e il dio ne perde parzialmente il controllo. Allora, con comprensibile riluttanza, Phoenix esaudisce il volere del fratello e gli spappola il petto, strappandogli fuori Hades, che ci appare come un mostro schifoso tipo Alien. Ma che è sta cafonata? Ma ormai è troppo tardi, in tutti i sensi. I capelli di Andromeda diventano tutti neri e quello è il segnale che ormai è completamente sotto il controllo del dio. Tutto è perduto, non c'è più niente da fare e la drammaticità si impenna. E Hades, con la sola imposizione delle palpebre, sistema Phoenix e ordina a Valentino, che non è un famoso stilista italiano ma uno specter, di seppellire Phoenix nel Cocito, proprio là, nell'inferno di ghiaccio, dove poi il perfido Valentino dell'Arpia potrà giocare un po' a calcio con il corpo martoriato del povero Pegasus. Del pazzo! Intanto Sciacca della Vergine finalmente si ricorda di essersi fatto spedire all'inferno per un motivo e finalmente fa qualche cosa che non sia starsene lì impalato. Prova ad attaccare Hades, ma Atena lo ferma. Ma allora, proprio adesso che stava per fare qualcosa. Pegasus, dopo aver sconfitto Valentino, anche se in realtà questi lo stava massacrando di calci, arriva zompetton zompettoni al palazzo di Hades e trova il devasto, ma anche il suo compagno Andromeda, visibilmente provato dall'esperienza di essere stato posseduto. Oppure no? Comunque non ci interessa, perché Atena e Hades si trovano ormai al di là dell'imponente muro del pianto, una barriera impenetrabile che nessuno all'infuori di un dio può attraversare. Beh, se è impenetrabile come lo scudo di Sirio o Eris della Lucertola, siamo a posto. E sì, ho detto Eris e non la barriera di Eris, non per caso, perché è una battuta a doppio senso questa. Perfino Shaka ci prova a scavare un bucherello, ma fallisce. L'unico modo infatti per aprire una breccia nel muro del pianto è la luce del sole. Siccome però è impossibile che la luce del sole penetri negli inferi, bisogna radunare tutte e 12 le armature d'oro, che messe insieme possono risplendere quanto il sole, perché da sempre le costellazioni che le rappresentano hanno brillato sotto la sua luce. Tecnicamente non credo che sarebbe proprio così, perché le costellazioni sono formate da stelle e quindi da soli, perciò brillano di luce propria, comunque fa niente. È una spiegazione poetica e noi l'accettiamo. Ed è il vecchio saggio Doco, anzi il giovane saggio Doco, a spiegarci tutta la pappardella. Perciò i cavalieri d'oro salvati dal cosmo di Atena e le restanti armature si radunano tutti lì. Manca solo il cavaliere dei gemelli, Canon, che ancora una volta deve vedersela con l'Ercolino sempre in piedi e sempre il ritornante di questa serie, Radamante, con cui fare rima entusiasmante. Ok, la smetto. Così, per fare prima, decide di liberarsi dell'armatura e di mandarla subito insieme alle altre, rimanendo indifeso. Quindi, inspiegabilmente, si sacrifica per sconfiggere l'avversario, nonostante abbia dimostrato almeno in 3 o 4 occasioni di essergli superiore e di poterlo eliminare con estrema facilità. E vabbè. Le 12 armature d'oro al completo e i cosmi dei cavalieri uniti alla solita freccia scagliata dal Sagittario riusciranno ad aprire una breccia nel muro, ma così facendo scompariranno tutti, perché è d'obbligo che in questo anime ci si sacrifichi il più possibile e in più persone possibili. I cavalieri di bronzo quindi iniziano a correre come spastici nel buco per raggiungere l'Elisio, il luogo paradisiaco dove risiede il vero corpo di Hades, che non è quello di Andromeda. Ripetiamolo per i duri di comprendonio con una fervida fantasia che guardano i cartoni ma non li capiscono, nonostante le spiegazioni in italiano. Hades non è Andromeda. Andromeda è solo uno dei corpi umani che il dio ha scelto per rinascere, più precisamente per via della sua bellezza estetica. E basta. Nel varco dimensionale Crystal dovrà vedersela niente popò di meno che col potente Minosse, mentre Sirio, che è il più fortunato, con ben 3 Spectre, quello della Mandragola, del Minotauro e del Basilisco. Ma in realtà in questo caso è stato fortunato davvero, perché credo che trovare Minosse sarebbe stato peggio. Specialmente
sufficiente per lui. Poi ad alcune armature di bronzo spuntano le ali e questo permette ai nostri eroi di superare il varco dimensionale in scioltezza e di mettere piede finalmente nell'Elisio, anche se Pegasus per prima cosa ci mette la faccia. Purtroppo per lui lì ci sono Hypnos e Thanatos, il dio del sonno e della morte, che si mettono tranquillamente a parlare dei cazzi loro mentre Pegasus scopre che gusto ha il terriccio dell'Elisio. Dai due dei chiacchieroni però il giovane apprende che Atena non è ancora morta, poiché addormentata da Hypnos è imprigionata nella sacra giara dell'Elisio, che piano piano le succhia il sangue per portarla lentamente alla morte, cambiando di colore dal bianco al rosso. Questa l'avevamo già sentita. A questo punto la testardaggine di Pegasus ha la meglio, perciò ovviamente le busca. Tante. Parecchie. Ma poi il dio Thanatos commette l'errore di dirgli che se la sarebbe presa con sua sorella Patricia, che ha perso la memoria e lui non è ancora riuscito a incontrare, e che solo qua, ormai alla fine, scopriamo non essere Castalia come sti maledetti furbacchioni volevano farci credere per depistarci. Siccome Thanatos è un dio e può colpirla a distanza, tutti i cavalieri al grande tempio le fanno scudo con il corpo per proteggerla dalle scariche del dio, e Pegasus si incazza, ma le busca di nuovo. Così arriva Andromeda, ma le busca pure lui. Sirio e Crystal le buscano nella schiena, che fa più male, ma Sirio, che è il più fortunato, due volte. Le busca perfino Phoenix. E quindi in aiuto dei cavalieri arrivano le armature d'oro. E perfino, pensate un po', il cosmo del dio Nettuno. Ma nemmeno tutto questo è sufficiente per vincere Thanatos. La Madonna! Ormai stiamo per perdere la speranza quando Pegasus, bruciando il cosmo come mai prima di allora, si veste della divina armatura di Pegasus, grazie alla quale trova la forza di sconfiggere il dio. Hypnos tenta di fermare la sua corsa verso Atena, ma viene bloccato da Phoenix e Andromeda, anch'egli con la sua nuova scintillante e sbucata dal nulla armatura divina. Ovviamente però non basta, ci vogliono anche Sirio e Crystal, ovviamente con le rispettive armature divine. Solo insieme riusciranno a sconfiggere il dio del sonno Hypnos. Anche Phoenix riceve poi l'armatura divina toccando il sangue di Atena, anche se ormai non serviva più. La giara però non si rompe nemmeno sotto i suoi colpi e quelli di Pegasus, quindi ecco che si materializza il boss finale, Hades. Ovviamente il dio ha una potenza inaudita e si sbarazza di Phoenix e Pegasus senza sforzo, tanto che le loro armature divine sembrano più essere delle pesanti zavorre che delle utili corazze. Accorrono poi anche gli altri cavalieri, ma ormai è tardi, la fine del mondo è iniziata e i cosmi uniti di tutti i cavalieri di bronzo sono utili solo a procurare un micro taglietto sul volto di Hades. Atena però, non si sa come, recupera tutto il sangue e protegge i suoi cavalieri, poi riesce perfino a indossare la sua armatura. A quanto pare aveva solo finto di soccombere a Hypnos e alla giara, ma era tutta una sua tattica per indurre Ares a risvegliare il suo corpo mitico. Uè, d'altronde lei è la dea della saggezza e della strategia militare. Sì, ma non ha comunque senso. Come poteva sapere che Hades l'avrebbe fatto? E poi, soprattutto, perché avrebbe dovuto? Non poteva semplicemente lasciare avvizzire la rivale nella giara e continuare a sollazzarsi dentro il corpo di Andromeda? È molto meglio non porsi mai domande di questo genere. Questo dal via all'epicissimo scontro finale, più che altro combattuto a lunghi discorsi, anzi, a monologhi di Atena. E infatti ad un certo punto, giustamente, Hades si rompe il cazzo perché a casa c'ha già sua moglie che parla in continuazione e glieli trita tutto il giorno, ma Pegasus la protegge e riesce perfino a colpire il dio. La sua spada però gli si conficca nel petto e noi tutti sappiamo che questo non può essere tanto un problema, cioè voglio dire, non è la prima volta e ne ha subite anche di peggio, ma invece è un problema e Pegasus ci lascia le penne, perché dopo tutte le varie peripezie, le avventure, gli sforzi e le prove eroiche che ha dovuto sostenere e superare, è molto giusto che muoia subito prima di poter rincontrare la sorella, altrimenti la drammaticità non si potrebbe impennare. Come umano lei? Così Atena, per vendicarlo, mette in scena un bellissimo trucco di illusionismo e prestidigitazione, grazie al quale riesce a far passare uno scettro largo come un pallone da basket dentro un buchino poco più largo di una moneta. Il problema è che, scomparso Hades, anche l'aldilà e l'Elisio scompariranno, risucchiando nel nulla purtroppo anche i cavalieri, che solo grazie all'estremo sacrificio sono riusciti a riportare la luce e la pace sulla terra. Fine! Ma lo sarà davvero? Per me purtroppo no, perché adesso è il turno della tanto chiacchierata serie Soul of Gold, che ha dato a tutti i fan di Shaka dei motivi in più per lamentarsi e talvolta rendersi ridicoli sul web. Prima di chiudere, un saluto a tutti i miei Patreons. Vi ricordo che cliccando in descrizione di ogni video trovate tutta una serie di link molto utili, fra i quali quello del mio negozio di magliette o quello della mia lista desideri, che però attualmente è vuota. Ma se volete comunque comprarvi qualcosa per voi su Amazon partendo da un mio link qualsiasi, porterete comunque un piccolissimo contributo al canale a spese zero. Detto questo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!